Dottor Amanti, c'è appena stata l'assemblea della banca, fra l'altro nell'anno del centenario. Come sta la banca di Cremeno? Ha avuto degli ottimi risultati nel corso del 2009. Abbiamo avuto un incremento della raccolta, i depositi fiduciari della clientela, di oltre il 21% e percentualmente è il dato migliore di tutta la Lombardia nell'ambito delle banche di credito cooperativo. Per quanto riguarda l'aiuto al territorio, impieghi, finanziamenti, mutui, abbiamo registrato una crescita di circa il 9%, quindi questo vuol dire che la banca non ha chiuso i rubinetti, anzi ha sostenuto in un momento difficile le imprese locali, le piccole imprese, le famiglie. Ha sostenuto pure le famiglie in difficoltà, aderendo immediatamente alla moratoria sui mutui proposta dalle autorità di vigilanza. Inoltre, con la provincia di Lecco, all'inizio del 2009 ha stipulato un accordo, siamo stati la prima banca in assoluto ad aderire, con la quale veniva concesso ai cassintegrati l'anticipo dei fondi che dovrebbero essere erogati dall'INPS. Questi anticipi di fondi sono stati fatti senza spese e a tasso zero. Praticamente il cassintegrato riceve 700 euro al mese, fin tanto che l'INPS non rimborsa, la banca anticipa questi fondi a tasso zero. Siamo molto legati al territorio, tant'è vero che quest'anno celebriamo il 100° anno di fondazione. Quindi le altre banche hanno cambiato nome, hanno cambiato regione sociale, fusioni, non fusioni. Noi siamo come eravamo 100 anni fa, una banca locale, radicata sul territorio. Abbiamo circa 1000 soci e abbiamo avuto dei risultati buoni nel contesto del 2009, anche se c'è stata una marcata riduzione degli utili di esercizio, però questi utili sono stati praticamente restituiti al territorio. Vi spiego meglio, non abbiamo applicato aumenti di spese, aumenti di commissioni, non abbiamo messo il tasso minimo sui mutui, sa che l'Euribor è sceso notevolmente, se noi mettevamo il tasso minimo soglia non si scendeva su quei tassi, invece noi abbiamo liberamente lasciato questo spread non indicandolo in nessuna parte. Quindi praticamente chi ha avuto i mutui è riuscito ad avere i tassi realmente di favore, quindi un grossissimo, grossissimo aiuto alle famiglie. E i beneficiari di questa agevolazione sono circa 1000 famiglie del nostro territorio. Visto che abbiamo parlato di difficoltà, la crisi vista da chi eroga il credito. Noi stiamo sostenendo le imprese meritevoli di fiducia in un momento sicuramente difficile, assistiamo al crollo del fatturato in alcuni comparti, possiamo dire che in valle abbiamo un'economia anche piuttosto variegata. Per quanto riguarda il turismo, sia la stagione 2008-2009 come la 2009-2010, invernale e anche estiva, sono andate molto bene. Infatti la crisi, ahimè, ha avvicinato la gente al nostro territorio, in quanto i villeggianti, i turisti, anziché andare in posti più lontani, specialmente nella stagione invernale, hanno preferito fare il loro turismo presso le nostre valli, presso la nostra valle. Quindi il turismo è andato molto bene con degli incrementi notevoli. Mentre invece abbiamo settori in crisi, sicuramente nel settore metallurgico e la metalmeccanica, dove lì registriamo dei cali fatturato abbastanza consistenti. Possiamo dire che però finora, grazie alla bontà dei nostri convaligiani, anche la determinazione che hanno, anche la capacità di adattamento al mercato, finora hanno resistito bene alla crisi. Io penso che il momento peggiore sia alle spalle, speriamo che nei prossimi mesi ci sia un ritorno di commesse e ritorno di fatturato.